Risoluzione numero 186 concernente l'adozione del nuovo piano oncologico nazionale. Sì, grazie Presidente. Ministro, ha visto che ha riscosso un grande interesse la sua presenza in aula e questo va a tutto positivo del suo dicastero. Evidentemente sta lavorando bene e i colleghi glielo riconoscono in questo modo. Ricordo che altri ministri venivano qui per rispondere all'interrogazione, insomma, quindi lei ha risposto a ben 7 interrogazioni. Ministro, il 4 febbraio ricorre la 23esima giornata mondiale contro il cancro. I numeri forniti dall'Associazione Italiana di Oncologia, con un rapporto titolato I numeri del cancro in Italia 2022, stima questo rapporto, appunto, 390.709 diagnosi di cancro nel 2022, mentre nel 2020 erano 376.000 con un incremento di oltre 14.000 casi in 2 anni. Evidente che anche sulle stime pesano i gravi ritardi durante la pandemia da Covid-19, specialmente nelle prestazioni diagnostiche e di follow-up previste appunto dai modelli di cura e dai piani e terapeutici. Ora, il Piano Oncologico Nazionale, documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023-2027, adottato il 26 gennaio 2023 con l'intesa in conferenza delle regioni, ha lo scopo di migliorare il percorso complessivo di lotta alle patologie neoplastiche, in termini di efficacia, efficienza, appropriatezza e godimento e gradimento dei pazienti, con una maggiore integrazione tra prevenzione, diagnosi precoce, presa in carico e con il grande obiettivo della riduzione fino all'eliminazione delle disuguaglianze nell'accesso agli interventi di prevenzione e cura. Ad esempio nel campo della genomica dei tumori per una prevenzione e una terapia sempre più personalizzata da rendere disponibili dagli organi dello Stato. Interrogo Ministro per chiedere quali sono le azioni che intende intraprendere rispettando ogni singola voce indicata nel piano per rafforzare la prevenzione, incrementare la diagnosi precoce, migliorare l'accesso alle terapie e garantire a tutti coloro che hanno superato, anche a tutti coloro che hanno superato la fase acuta della malattia, i servizi sanitari e sociali di cui continuano ad avere bisogno. Il Ministro della Salute, professor Schillaci, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie Presidente, grazie Senatore Zaffini. La tematica sollevata mi sta particolarmente a cuore, sia come medico che come Ministro della Salute. Infatti la prevenzione e la cura del cancro sono in cima alle priorità del nostro Dicastero. Il Piano Oncologico Nazionale, documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023-2027, dopo un lungo iter è stato approvato mediante intesa in sede di conferenza Stato-Regioni lo scorso 26 gennaio. La priorità del Ministero della Salute è una priorità non solo nazionale. Infatti il 4 febbraio 2023 si celebra la 23esima giornata mondiale contro il cancro sostenuta dall'OMS. Nei contenuti, il Piano Oncologico Nazionale è coerente con le finalità del Piano Europeo contro il cancro del 2021, Europe's Beating Cancer Plan, nel senso che individua obiettivi e linee strategiche corredate da alcuni indicatori di monitoraggio allo scopo di migliorare il percorso complessivo di lotta alle patologie neoplastiche in termini di efficacia, efficienza, appropriatezza, empowerment, gradimento dei pazienti e a contenere i costi sanitari e sociali da esse determinate. Per il suo finanziamento per gli anni 2023-2024 guardo con particolare favore all'emendamento inserito, disegno di legge di conversione del decreto legge 20 dicembre 2022 numero 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, teso ad istituire nello stato di previsione del Ministero della Salute un apposito fondo denominato Fondo per l'implementazione del Piano Oncologico Nazionale 2023-2027. Tale fondo, che nasce con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni, è destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza del malato oncologico definite nel Piano Oncologico Nazionale. Le potenzialità di detto piano sono rappresentate da un approccio globale, intersettoriale, con una maggiore integrazione tra prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico, compreso il miglioramento delle cure e la prevenzione delle recidive,
ponendo l'attenzione sulla centralità del malato, sulla riduzione o eliminazione delle diseguaglianze nell'accesso agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Ai fini dell'ottimizzazione del percorso terapeutico sarà fondamentale la piena realizzazione in tutte le regioni delle reti oncologiche, nell'ottica di favorire un'assistenza sempre più domiciliare e integrata tra ospedale e servizi territoriali, avvalendosi anche delle case di comunità, tramite l'implementazione della telemedicina e la valorizzazione del ruolo di medici di famiglia, pediatri, infermieri di comunità. In continuità con il tema del percorso viene affrontato quello della riabilitazione del malato oncologico. Infatti la guarigione intesa come completo recupero fisico, psichico e sociale, raggiungimento dell'autonomia relazionale e reinserimento occupazionale dei pazienti guariti o dei pazienti cronicizzati. Questi costituiscono obiettivi non solo di politica sanitaria, ma di welfare in generale. Ciò consentirà anche di evitare inutili e gravosi spostamenti del malato, permetterà di assicurare una presa in carico precoce e globale per ogni paziente già in fase di fondato sospetto. Altro obiettivo importante è mantenere lo stato di benessere raggiunto, prevenire l'insorgenza di patologie cronico-degenerative e la ripresa della malattia. Sono fiducioso che le regioni e le province autonome, nel rispetto delle competenze istituzionali, provvederanno nell'ambito dei territori di competenza a recepire il documento con provvedimenti regionali, individuando le soluzioni organizzative più idonee per garantire cure e percorsi di riabilitazione appropriati ed uguali su tutto il territorio nazionale. Grazie. Interviene in replica il senatore Zaffini. Grazie Ministro. Professor Schillaci, ho la netta consapevolezza della sua attenzione a questa problematica veramente centrale nell'attuale emergenza rappresentata dal post-pandemia. L'enorme mole di prestazioni sospese che va ad accrescere le liste d'attesa già insopportabili, datate da prima del 2019, impongono una sorta di piano Marshall sulle terapie oncologiche. Avverto una grande sensibilità da parte sua. L'equità nella distribuzione delle prestazioni sanitarie oncologiche, che deve interrompere quella transumanza di pazienti dal sud verso il nord, questa differenza nella distribuzione dei LEA, che è cosa veramente da paese poco civile, e soprattutto la reale presa in carico di questi pazienti, che sono di fatto pazienti fragili, presa in carico che non può non tener conto anche della fase di post-acuzia, dove il malato oncologico deve continuare per lunghi anni ad effettuare i cosiddetti follow up e sotto una sorta di spada di Damocle vive la quotidianità, rispetto alla quale ha bisogno di sentire vicino lo Stato, ha bisogno di essere assistito, preso effettivamente in carico anche dal punto di vista psicologico. Ma so, Ministro, di trovare in lei una persona di grande sensibilità, e su questo noi facciamo affidamento anche nel lavoro parlamentare che ci vedrà impegnati nel prossimo provvedimento di proroga a termini, con un emendamento a firma di Fratelli d'Italia che prevede appunto il finanziamento del biennio di questo piano oncologico nazionale. Grazie Ministro.